Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente andiamo a provare assieme l'intera nuova collezione make-up di Chiara Ferragni. Come sapete, anche questa volta Chiara mi ha spedito la sua intera collezione make-up. Se avete visto uno degli ultimi video haul, vi ho fatto vedere tutti i prodotti, li abbiamo visti appunto assieme, vi ho fatto gli swatch e adesso è finalmente arrivata l'ora di provarli e di andare a ricreare un make-up con tutti loro. Come al solito mi ha spedito anche questo bigliettino molto carino con la dedica, ma ciò non significa che non sarò completamente onesta, sincera e super obiettiva per quanto riguarda i prodotti e vediamo se mi piacciono oppure no. Tra l'altro non voglio fare un trucco semplice, ma voglio ricreare questo trucco pazzesco che Chiara ha nella locandina pubblicitaria. Cioè, ditemi che questo non è un trucco pazzesco. Io sono innamorata di questo make up fucsia cut crease, molto complicato da realizzare ma troppo bello per non ricrearlo. Per l'occasione sto indossando anche la t-shirt di Dior We Should All Be Feminist, che anche Chiara indossa spesso. Allora, iniziamo con la base già fatta. Ho già messo fondotinta, ovviamente primer, fondotinta e correttore, perché purtroppo questi prodotti ancora non sono disponibili da Chiara Ferragni per il momento, ma speriamo che usciranno in futuro. Iniziamo quindi direttamente dal blush. Come sempre quando faccio un tutorial non posso non avere il mio Starbucks. Oggi abbiamo lo Skinny Latte. Ci sono 3 blush in stick in questa collezione. Guardando la sua fotografia mi sembra che lei abbia quello più chiaro, che sarebbe questo, tipo un pesca, mentre gli altri sono appunto un bel corallo acceso e questo è fucsia, super pigmentatissimo. Applichiamo quindi un po' di blush e andiamo man mano a caricarlo perché non sia troppo forte. Io ho la pelle particolarmente secca oggi, quindi non si sfumeranno benissimo onestamente i prodotti. Mi sembra molto carino, anche se naturalmente applicandolo sopra il fondotinta devo sempre stare attenta a non sfregare troppo perché poi si toglie la base, ma devo dire che con questo blush onestamente non succede, il fondotinta rimane perfetto e appunto io vado molto molto naturale, molto leggera, ma si può caricare il colore e renderlo più intenso. Solitamente io applico un po' di blush anche sul naso, ma in questa fotografia lei decisamente il blush ce l'ha solo sopra gli zigomi, quindi questo step stavolta lo saltiamo e passiamo direttamente ad uno dei prodotti che sono più curiosa di provare, perché è appunto la sua prima terra e viene descritta come una terra per fare bronzing, quindi per fare un po' l'effetto abbronzato, però onestamente a me sembra molto fredda come sottotono, quindi secondo me è più adatta al contouring, quindi a creare delle ombreggiature. Vi ho spiegato tante volte che appunto le terre più calde servono per dare quell'effetto sun-kissed abbronzato, le terre più fredde servono per creare ombreggiature, quindi magari per assottigliare il viso. In questa foto lei ha decisamente un contouring, non voglio dire troppo marcato, ma decisamente ha un contouring ben fatto, quindi andiamo a fare lo stesso e testiamo questa terra. Allora, non mi sembra tanto scrivente, onestamente. Mi sembrava molto più scrivente quando l'ho swatchata. Decisamente un effetto naturale. Se vi piacciono le terre molto pigmentate, questa sicuramente non fa per voi. Per quanto mi riguarda, non mi dispiace l'effetto appunto molto naturale, ma non è sicuramente una terra pigmentata questa, perché scrive pochino, direi. Sì, decisamente non mi fa impazzire questa terra, mi piace molto la colorazione, ma va intensificata abbastanza se volete fare un contouring importante, ecco. Penso che questa terra sia veramente il prodotto che meno mi ispira tra tutti quelli di Chiara Ferragni che ho provato. Non mi fa impazzire, devo dire, onestamente me l'aspettavo più scrivente. Sarà che è comunque un po' luminosa, quindi quando i prodotti sono un pochino luminosi in confronto a quelli opachi tendono ad essere un pochino meno
pigmentati. Però sì, me l'aspettavo un pochino più scrivente. Ma passiamo al momento che più stavo aspettando, ovvero quello degli ombretti. Questa è la nostra palettina e queste le nostre colorazioni. Le abbiamo succiate, gli ombretti sono super super pigmentati, quindi sono pazzeschi. In questa foto decisamente lei ha questo fucsia nella piega e sotto sulle ciglia inferiori, mentre sulla palpebra mobile ha questo dorato, tipo sì, un dorato molto glitterato. E nella rima interna, zoomando, vedo che ha una matita color carne, quindi andremo a fare lo stesso. Non c'è un primer nella collezione Chiara Ferragni purtroppo, ma vado ad applicare un pochino del mio Shadow Insurance di Too Faced, tanto per fare un po' di base agli ombretti. Iniziamo applicando proprio questo dorato glitterato su tutta la palpebra mobile. Mi sembra che abbia questo dorato più verso l'esterno in realtà della palpebra mobile, mentre sull'interno della palpebra mobile penso abbia questo che è più un illuminante color carne chiaro. Quindi applichiamo questo sull'esterno o anche su tutta la palpebra mobile, ma poi andiamo a coprirlo un po' con l'altro illuminante. Molto bello, devo dire, questo colore mi piace un sacco. Se avete gli occhi chiari, con questo sottotono arancio ve li fa risaltare tantissimo. È un bellissimo colore per l'estate, in realtà, indipendentemente dal colore di occhi che avete, mi piace molto. E adesso sull'angolo interno, wow! Sto applicando Sparkly Gem, questo illuminante, ed è stupendo. Cioè, guardate quanto brilla, ragazzi. Wow! Questo è pazzesco. Gli ombretti sono un pochino polverosi, ma niente di che, devo dire, anche fallout non ce n'è tantissimo, mi stanno piacendo molto. Adesso proviamo questo, che è il primo colore opaco che proviamo, questo fucsia, e andiamo a fare il nostro cut crease. È lo stesso colore, poi lei ce l'ha appunto anche sulle ciglia inferiori. Ombretto fucsia anche lungo le ciglia inferiori, ma non vado troppo verso l'esterno. Erano secoli che non facevo un cut crease, e sul mio occhio, che è un occhio incappucciato, non è per niente semplice, ma questo è il nostro risultato per ora. Devo far partecipare il gatto Denver perché stava fuori a piangere, ragazzi. Ciao Bubu, quanto ti amo! Saluta i tuoi fans! Ciao fans! Ciao fans! Nella foto lei non ha eyeliner né matita nera, mi sembra che abbia solo tanto tanto mascara, ma ha una matita chiara all'interno dell'occhio, quindi utilizzerò appunto una che è di un altro brand, questa è di We Makeup, e andiamo a colorare solo la rima interna. Come al solito mi lacrimano gli occhi quando applico la matita nella rima interna, è una cosa proprio che, pure dopo 14 anni di trucco, ormai, cioè, lo sappiamo che succede. Passiamo al mascara, vado ad utilizzare sempre questo di Chiara Ferragni, però fa parte di un'altra collezione precedente, in realtà non è uscito con questa collezione, ma fa assolutamente parte del make-up di Chiara. Ha pochissimo mascara sulle ciglia inferiori e tanto di più su quelle superiori, quindi facciamo lo stesso. Era da un po' che non utilizzavo questo mascara, mi sto ricordando perché mi piacesse così tanto, perché pettina benissimo le ciglia, è praticamente impossibile creare grumi con questo. Il nostro look occhi è pronto, ma volevo aggiungere ancora, voglio andare a provare questi ombretti liquidi, perché quelli che erano usciti con l'altra collezione erano favolosi. Non so in realtà in questa fotografia se le hanno applicato gli ombretti liquidi, può darsi che non siano stati utilizzati per la creazione di questo make up, ma io voglio troppo andare a provarlo, quindi andiamo ad applicarlo un pochino sopra la nostra palpebra mobile. Oh mio Dio, ragazzi, è pazzesco. Oh wow, oh wow, è bianco metallizzato nel tubetto, ma una volta che lo applichi ha questi riflessi rosa stupendi. Oh mio Dio, ragazzi, io innamorata. Mettiamone un po',
ancora un po' di più per illuminare. Questo dà dei punti luce veramente, veramente favolosi. Non ci sono ancora prodotti per le sopracciglia di questo brand, quindi vado ad utilizzare la mia matita Diego Dalla Palma per riempirle un po'. Arriviamo alle labbra. Voglio utilizzare tutti i prodotti per le labbra che sono usciti, quindi voglio provare matita labbra, rossetto e gloss, quindi almeno uno per ogni prodotto lo proviamo. Iniziamo con la matita. Allora, lei decisamente tra le due opzioni che abbiamo, quindi nude e color ciliegia, lei decisamente indossa il rossetto nude, che però ha un sottotono parecchio pescato, parecchio caldo, quindi per lei che è una spring sicuramente questo colore è perfetto. Per me che sono una summer, quindi sono molto più fredda e molto più rosata, non sono sicura che questo rossetto funzionerà, ma ci proviamo. Iniziamo ovviamente dalla matita e facciamo il bordo. Su di me diventa decisamente più calda, ma è comunque un bellissimo colore, vi dirò. Felice di provare queste nuove collezioni, nuovi prodotti, perché sono ogni volta un pretesto per me per utilizzare colori nuovi, altrimenti so quali funzionano su di me, so quali tonalità funzionano su di me, quindi altrimenti vado sempre solo su quelle. E questo in realtà è un appunto un colore che non sceglierei, ma che decisamente non mi sta dispiacendo, quindi abbiamo fatto una nuova scoperta. Come sempre entro il bordo su tutte le labbra e esco soltanto un pochino dal bordo sull'arco di Cupido. Ok, applicata la matita passiamo... wow, beh, devo dire che anche solo così, solo la matita è bellissima, anche se non sono sicura che stia benissimo questo colore labbra con questo ombretti occhi, ma seguiamo il trucco che hanno fatto lei, quindi per forza era con questi prodotti. Rossetto, questa è la stessa identica tonalità, quindi non dovrebbe cambiare tantissimo, ma dare un tocco shiny. Beh ragazzi, niente niente male, devo dire. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Appunto, come colore non mi dispiace, è bellissimo, solo non mi convince tantissimo abbinamento labbra e occhi. E poi per finire andiamo ad applicarci anche questo gloss luminoso, questo molto metallizzato sopra. Di solito non applicherei mai un gloss glitterato, insomma luminoso, ma voglio provare tutti i prodotti. Ok ragazzi, questo è il nostro look finale con la nostra nuova collezione Chiara Ferragni. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate, se avete provato alcuni di questi prodotti fatemi sapere tutto nei commenti. Per quanto mi riguarda mi sono piaciuti tantissimo gli ombretti, questa palette, in realtà tutte le palette che ho provato di Chiara Ferragni sono spettacolari, scrivenza pazzesca, non fanno tantissimo fallout, quindi sono facili da sfumare, da lavorare, sono meravigliosi. Mi sono piaciuti tantissimo la combinazione matita e rossetto, devo dire. I gloss non sono proprio i prodotti che io preferisco, quindi parlo più della matita e del rossetto, che sono stupendi. Ombretto liquido, questo illuminante pazzesco da provare, anche questo mi è piaciuto moltissimo. L'unica cosina che è un po' così così, allora il blush mi è piaciuto, non è male, non impazzisco per i blush in stick, ma il prodotto che mi è piaciuto meno, devo essere sincera, è stata la terra. Secondo me dovrebbe essere un pochino più pigmentata, perché se a malapena si vede su di me che sono bianchissima, non so come possa essere sulle altre carnagioni, o forse ci saranno altre uscite con altri colori più scuri, perché questo è lo 01, quindi potrebbe essere una cosa che succederà. Ma mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto, che ho fatto un trucco un po' diverso dal solito stavolta. Bacio grandissimo per voi, come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio a fine video, quindi venite qua che vi abbraccio ragazzi, forte forte forte, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.